inevitabile, diciamo. Sì, credetemi, non è facile dal punto di vista personale, sono 15 anni che sono nel percorso segnato da Matteo Renzi, a lui devo tanto, lo ringrazio per avermi dato la più grande onore della mia vita, che è stato servire il mio paese, prima a Palazzo Chigi e poi alla Camera. Però con altrettanta chiarezza politica, non c'è alcun dubbio nella mia mente, io non condivido questo modo di fare innanzitutto, non condivido questo metodo e non condivido il merito di andare nel campo largo. È legittimo pensare che il bipolarismo in Italia sia invincibile, ma pensare di andare da quelli che, cui fino a pochi minuti prima si venivano considerati, insomma, persone non formazioni politiche con cui non fare nulla, e da cui divide tutto, dalla giustizia all'ambiente, all'energia, al fisco, alla politica estera, alla scuola, alla pubblica amministrazione, alle politiche pubbliche, tutto, ci divide tutto al campo largo. Andarci e dire ma noi riusciremo a influenzarli non fa per me, io non credo che mettere insieme coalizioni con dentro tutto, il contrario di tutto, possa convincere gli italiani su una proposta politica per cambiare il paese, non ci credo proprio. Lei ritiene comunque che sarà accettato questo campo largo? Questi sono non riguarda più me, diciamo. Certo sarebbe curioso se finisse così, però non riguarda più me. Adesso vorrei andare al gruppo misto. Sì, ho firmato stamattina le dimissioni del gruppo, avvertendo prima ovviamente il mio ex capogruppo Davide Faraone. E ho aderito al gruppo misto. Per me questo significa pagare un prezzo, perché non potrò più allietarvi praticamente con i miei interventi alla Camera, perché il gruppo misto ha un minuto a testa. Però sono anche prezzi che vanno pagati. Io vorrei ricominciare da capo, vorrei costruire. Qualche invito da qualche altro gruppo? No, invito a cena stasera, cioè, ma non al di fuori della politica. Però li valuterà. Io non credo in questo, cioè, non credo che questo assetto politico, diciamo così, sia sufficiente. E tutte le forze politiche adesso sono schierate praticamente o a destra o a sinistra, o stanno per farlo. E io non ci posso fare niente se non credo che questa sia la scelta. Sono scritto pure un libro che esce venerdì per provare a spiegarlo un po' meglio di quanto possa fare qui con voi. Cioè, in Italia questo bipolarismo trainato dagli estremi non va da nessuna parte. E non fa votare le persone, perché se le persone non votano più, e anche, non solo per questo, l'Italia non è soltanto Schlein, Conte o Meloni, Salvini, non è questa l'Italia. La domanda c'è, ha sbagliato l'offerta finora, cioè non c'è stata un'offerta in grado di cogliere questa domanda, e io sono talmente matto da volerci riprovare, non da solo, ma cercando tanti interlocutori, alcuni abbiamo già trovati, per ricostruire, certo anche da zero, non mi spaventa questo. C'è un partito d'opposizione meno compromesso, diciamo, su questa scritta al campo largo, secondo lei? Io non so, ho perso un attimo traccia di che sta succedendo in Azione, quindi leggerò una volta che la situazione si è assestata. Noi ad Azione abbiamo già detto, per le vie brevi, che se vuole partecipare a questo cantiere è la benvenuta, ma con regole, diciamo, chiare. Cioè, nel senso che c'è un approccio paritario, si faranno le primarie prima o poi, per la leadership, da scegliere in quel modo e non per diritto divino, e vedremo se questa proposta verrà accolta o no, ma in ogni caso il percorso prosegue ovviamente indipendentemente da questo. Anche Tajani pensa che alla fine si vinca al centro, però nella convinzione che quelli che stavano al centro vadano un po' fagocitati, no? Dalle questo, forze, ma a che, come a che punto della storia noi abbiamo deciso che per fare il centro liberale poi mi devo accompagnare a Borghi Bagnai? Tutto rispetto per Borghi e Bagnai, ma se i voti li prendono Borghi e Bagnai, perché il motore politico della coalizione è quella, parlo solo di economia, però potrei parlare, che ci fa un liberale con Borghi e Bagnai? Dice, ma lui c'ha i voti, c'ha i voti ma la pensa diversamente da te. Cioè, fin quando noi non usciremo da sta prigione, che devi andare o di qua o di là, Forza Italia può anche fare il liberale, ma alla fine il MES chi è che non l'ha fatto approvare? È l'unico modo per governare il paese, no? Questa chi l'ha detto questo? All'interno di una coalizione o di centrodestra o di centrosinistra. Ma perché abbiamo un maggioritario a turno unico noi? E fra l'altro nel paese del maggioritario a turno unico, la Gran Bretagna, un partito centrale ha preso il 12,2%. 71 parlamentari nei paesi veramente maggioritari, ma noi esattamente quando l'abbiamo deciso che siamo un paese interamente maggioritario? Noi veniamo da una storia che ha almeno 5 culture politiche, quella comunista, quella socialista, quella laico repubblicana liberale, quella cattolica e quella di destra sociale, ne aveva o ne ha avute. Secondo voi noi possiamo dire no, ne abbiamo due,
Cioè, le radici di un paese non si scrivono a tavolino. Noi non siamo, e vi parla un pentito del bipolarismo, cioè anch'io ho creduto per una fase della mia vita politica che potessimo diventare i paesi anglosassoni. Noi non siamo i paesi anglosassoni. Sì, allora la situazione del carcere Beccaria è allarmante, e dopodiché io ritengo che i carceri per i minori non dovrebbero proprio esistere. Questo è l'effetto del decreto Caivano, che ha ampliato la possibilità di ricorrere alle misure cautelari in carcere per i minorenni. E ricordo che qualche anno fa l'Italia era all'avanguardia in Europa sul discorso giovanile, cioè sul discorso dei minori che compiono reati, perché interveniva in altro modo e aveva lasciato il carcere come risposta residuale, e adesso invece stiamo facendo dei passi indietro. Ma sulla situazione proprio del Beccaria, nell'immediato che cosa chiede? Deve essere chiuso il Beccaria. Deve essere chiuso il Beccaria e devono essere aboliti tutti i carceri per minori. Se ricordiamo alle misure alternative per i maggiorenni, a maggior ragione per i ragazzini, nel senso che vanno messi in campo dei percorsi educativi, dei percorsi di bisogna implementare le strutture socioassistenziali, deve essere di supporto ai ragazzini e alle famiglie. Cioè.